Buongiorno amici YouTube, oggi vi mostrerò una console che ho comprato un po' di tempo fa ed è questa, il Game Boy Advance. Questa è la copia, una delle copie che sarà messa sul mercato, può variare di vari colori. Questo è la scritta che metto su tutti i Game Boy Advance. Adesso non si spiegherà bene, mi cito Game Boy Advance. Poi questi sono i tasti L, R, la croce direzionale, tasto Start, tasto Select, la scritta Game Boy Advance, anche questo verso sullo schermo, speaker, i tasti A e B e la lucetta che indica il power. Andando sotto troviamo, non si vedrà bene, ma c'è la navetta, la rotella per alzare e abbassare il volume, entrata, il jack per le cuffie e l'on off. Dietro si troveranno un vano scritto Game Boy, il fanetto e con dentro due pile stilo. Adesso qui dentro c'è il vano delle cartucce e per il cavo Game Link e per il caricabatterie che in dotazione non ho. In questo caso adesso vi faremo vedere l'accensione. Lo speaker si accende, c'è la lucetta e la scritta Game Boy. Allora, dove eravamo rimasti, ho avuto un piccolo intoppo. Ah, ecco, stavo dimenticando, qui sopra c'è scritta piccola Nintendo, adesso non si vede, però c'è scritto. Adesso proveremo un vero gioco. Pokémon Zaffiro. Potete vedere, si riesce così. Una volta inserita, accendo la console. Non è uguale perché si vedrà Game Boy e Nintendo. E partirà il gioco. Game Freak, Pokémon Nintendo. Adesso la console non è retroilluminata, quindi non potremo anche non vedere tanto. Comunque vi posso assicurare, anzi adesso vi porterò in un posto dove si vede di più, qui alla luce, potete vedere come la versione Zaffiro, funziona tutto ed è perfetto. Lo speaker è abbastanza alto. Adesso faremo vedere una piccola intro di questo bel gioco. Comunque lo speaker, che non viene coperto dal dito, è abbastanza alto. Si può sentire bene. E adesso iniziamo con l'intro del gioco. Ecco, una piccola intro del gioco. C'è un po' la luce. Col Prof. Birch. Adesso non ci interessa. Andiamo subito al punto. A questo punto si potrà vedere sia il tablet con cui sto filmando, ma ci possiamo muovere liberamente dal gioco senza alcun intoppo. Percorsi, battaglie. Adesso faremo vedere un gioco che potrà leggere i giochi di una vecchia console, la console del Game Boy Color. Questo sarà il gioco che useremo oggi per vedere questa piccola retro game. Prendiamo la cartuccia, si inserisce nello stesso vano. Come potete vedere non è molto funzionale perché la cartuccia spongerà un po', però è comunque utilizzabile. Adesso accenderemo la console.
Dopo Rock. E possiamo farvi vedere che adesso possiamo farvi vedere che si può ingrandire e rimpicciolire lo schermo. Voi direte come? Col pulsante L si potrà ingrandire lo schermo a dimensioni del proprio Game Boy. Piccolo, grande. Questa è la recensione che ho fatto per voi del nostro Game Boy Advance. Spero che vi sia piaciuta. Ciao, arrivederci.